che cosa sia utile per le persone che in questi due giorni si sono ritrovate qui in questo settembre bellissimo a ragionare sul presente e anche sul futuro, diciamo, no? della nostra vita, direi, oltre che di tutti gli aspetti specifici che abbiamo toccato. E allora mi viene da dire, allora, utile sicuramente prima di tutto una lettura dei processi in atto, processi sociali, economici, politici, anche in senso stretto, in questa fase che su questo io mi sento di dire subito un concetto che forse è discutibile, ma invece in cui io credo, discutibile nel senso suscettibile di discussione, in una fase di crisi del sistema che noi stiamo vivendo, cioè capitalismo avanzato chiamiamolo, da cui discende una crisi che è una crisi di democrazia. Quindi introduco subito un concetto, sottopongo poi a discussione, ma insomma una lettura di questi processi. E secondo punto, che cosa c'è utile? C'è utile anche un po' però ragionare sulle pratiche utili secondo noi per cambiarla questa realtà, perché questo è il punto, credo, l'elemento di base che dovrebbe unire tutte le persone, le voci anche diverse, differenziate, che si sono sentite in questi giorni e che forse si sentiranno stamattina: il desiderio forte, uso questo termine, di cambiare qualcosa che non vogliamo che continui a essere così com'è. Questo ci unisce tutti, io credo. Grazie del bacino, non ti conosco, ma l'ho ricevuto. E dunque, partendo da questo, direi che questi due giorni sono stati particolarmente utili per il primo punto, cioè per quello che io ho definito così sinteticamente una lettura, no, della situazione in cui ci troviamo. E mi auguro che il dibattito di questa mattina si focalizzi sul secondo punto, cioè con quali modalità possiamo agire sul presente per cambiarlo. Ora, noi sappiamo benissimo che a partire dagli anni 90, se non altro, abbiamo un patrimonio anche teorico, ma non solo, che ci viene dai movimenti altermondialisti, quindi qui non cito tutte le varie tappe, me ne guardo bene, ma insomma, che hanno unito una lettura critica appunto del capitalismo avanzato, del neoliberismo, e anche una pratica e una ricerca di nuove forme di democrazia. Ecco, questi due livelli, è già stato detto nei giorni scorsi, vanno tenuti insieme, sono elementi a tenere insieme. Cioè, non siamo in una democrazia se non una democrazia formale, e su questo mi pare che siano tutti stati d'accordo, anche quelli sono tenuti. Ma questa ricerca questa ricerca di una nuova forma, ovvero di una democrazia reale, insomma, va tenuta insieme, ci dicono questi movimenti altermondialisti, e io credo che sia qualcosa che noi dobbiamo tenere da conto, con una decostruzione, insomma, no, di quelle che sono le strutture del neoliberismo. E oggi esiste una pluralità eccezionale di movimenti di vario genere, anche eterogenei, anche scollegati tra loro, che anche molto eterogenei, tendono verso queste finalità del cambiamento. E io sono d'accordo con Paolo Cacciari, che ha scritto e ha detto nel suo intervento una cosa secondo me molto importante: ma chi dice che la democrazia è in crisi? È in crisi quella democrazia che non è democrazia secondo i nostri parametri, ma c'è una, lui parla proprio di un ideale democratico molto vivo, perché se ci pensiamo bene, dalla Val di Susa a tutti i vari movimenti che difendono qualunque cosa, fino a appunto la valle delle Alpi Apuane che fa salviamo le Apuane, eccetera eccetera. Cioè, è veramente una richiesta anche di democrazia che viene da lì. Quindi, insomma, da Seattle a Occupy, altro che morte da democrazia. Quindi, su questo non aggiungo altro, perché, insomma, sono state già dette queste cose. Allora, il punto è cosa fare e come affrontare anche questo tema, appunto, della rappresentanza che ricorre, riaffiora. Allora, diciamo che, insomma, si potrebbero dire tante cose. Scelgo alcuni passaggi.
Allora, dalle tante esperienze anche radicali di movimento che sui territori sono nate negli ultimi, diciamo, 10 anni, 15, insomma così, parcellizzate e tematizzate, no? Allora, il comitato contro il tunnel della TAV, il comitato, cioè tematizzate, e quindi ognuna si occupava di un ambito, diciamo. Sono nate però proprio da queste esperienze anche delle esperienze che hanno in realtà tentato di mettere insieme perché sono stati individuati dei fondamenti comuni a queste lotte, a queste forme di resistenza, eccetera. E sono nate quindi anche a fianco e diciamo intrecciate a questi comitati, movimenti, pezzi di movimento, anche delle forme che sono le liste di cittadinanza, che in più città insomma sono nate, sto parlando nell'arco degli ultimi 10 anni, quindi via via ancora nella tornata di 2 anni fa ne sono nate altre, che hanno delle caratteristiche che nulla hanno a che vedere con le liste cosiddette civiche, che in realtà poi spesso sono delle no, appunto, lasciamole perdere, le liste di cittadinanza. E appunto l'esempio, ora tanto per non parlare degli altri e invece parlare di noi, per esempio a Firenze una lista di cittadinanza che era costituita nei suoi 46 candidati di lista, 46 attivisti delle varie realtà, che erano lì non perché ci fosse il NOTAV, figurati il Movimento dell'Acqua, ma manco per niente, le sigle le abbiamo lasciate tutte stare ovviamente dove erano, ma persone attive in quelle realtà anche si sono proposte, e la sfida collettiva è stata quella di andare appunto a portare il conflitto dentro le istituzioni. Quindi abbiamo parlato di lista mosaico, ma non è che voglio parlare di questa, dico un esempio di come ci siano stati a livello territoriale dei tentativi di connettere, di collegare delle battaglie che erano sì su fronti diversi, ma avevano comunque, condividevano comunque una lettura della realtà sociale e politica, e questa ansia e desiderio e voglia e azione verso un cambiamento che va nella direzione, secondo noi, ora la dico così, qui la veramente azzardata la semplificazione, diciamo di un'equità sociale, che però implica delle trasformazioni talmente profonde che possiamo ben immaginarcele. Ecco perché ho voluto però mettere un ordine cronologico a queste esperienze che continuano e continueranno, perché le liste che sono poi entrate, no, che hanno cominciato a lavorare 2 anni fa continueranno, ma ce ne saranno anche altre. Allora, intanto un aspetto: abbiamo ritenuto e siamo abbastanza convinti che tutto questo fosse possibile a livello di municipalità, cioè questo discorso di portare il conflitto nelle istituzioni senza avere una struttura, senza avere quindi finanziamenti, strutture eccetera, è stato possibile nelle città, e anzi più piccole erano le città e più facile è stato, ovviamente, vedete il caso di Roma, e poi eccetera, Firenze, città di mezzo, ce l'abbiamo fatta, quindi siamo, va bene, ma insomma è chiaro che c'era un lavoro molto su un territorio più diffuso e più difficile, eccetera eccetera eccetera. Allora, intanto quindi abbiamo circoscritto questo tipo di esperienze, e poi ecco, forse andrebbe in qualche modo ricontestualizzato all'oggi questo ragionamento, ed è qui una domanda che io faccio e rivolgo, ovviamente, perché il dubbio che viene è: se analizziamo davvero la situazione di oggi, 2014, e non quella del 2004, quando noi siamo partiti e per 10 anni abbiamo fatto questa esperienza, quindi per carità non disconosciamo nulla, ma oggi che cosa avviene? Perché qui bisogna stare attenti, nessuno deve pensare di rappresentarli i movimenti, o sono i movimenti che spostano il livello del conflitto nelle istituzioni, o altrimenti si va verso forme di mediazione che sono altro rispetto a quello di cui sto parlando. E allora oggi ci pare che la rappresentanza obblighi un po', costringa a una riflessione in più, cioè la crisi che ha colpito così duramente negli ultimi anni in maniera più brutale, più esplicita, e anche certi sempre più ampi, ha reso
ha modificato il panorama anche delle lotte, delle vertenze, ha inasprito e ha reso inevitabilmente anche più estreme delle reazioni di lotta, no? Dagli operai che salgono sulle gru fino a, appunto, a tutta una serie di forme di, più estreme anche. E per farla breve, direi che oggi in realtà c'è una richiesta che noi dobbiamo vederla sta cosa, a me sembra che si debba noi vedere, noi che siamo qui, che ragioniamo, ieri si parlava di tante cose anche culturalmente molto elevate, eccetera. C'è una richiesta di vita migliore delle persone, c'è questo che sta diventando la cosa più diffusa e più importante. Quindi accanto alla lotta e alla vertenza specifica su quel fronte, noi abbiamo una richiesta che salta i passaggi del territorio bene comune, dei beni, e dice: io voglio vivere in modo diverso, voglio una vita che sia una vita. E quindi, diciamo, non che cancelli tutto il resto, ma c'è una richiesta forte che almeno noi, insomma, gruppo abbiamo sentito, e che in realtà porta a modificare anche il rapporto con la rappresentanza. Cioè, questa forma di esigenza non si affida, non vuole autorappresentarsi nelle istituzioni, non, cioè è proprio oltre, è una questione vitale, sono i bisogni primari, la casa, il lavoro, dar da mangiare ai figli. Non sto drammatizzando, è la situazione che è drammatica e che troppo poco viene forse fuori sui media ufficiali, non ne parliamo, per carità. Allora, devo dire che quindi ultimamente non solo è cresciuta la diffidenza verso la politica in generale, no? E questo lo vediamo benissimo, e il Movimento 5 Stelle ha interpretato proprio anche questo, no? Queste nuove realtà, ripeto, in fondo l'intermediazione istituzionale a noi pare che la vogliano poco, insomma non ci credano. E direi a questo punto che non è solo questione di casta e di corruzione, di scandali e quindi di rinnovare una classe politica, e qui appunto è anche una interlocuzione interessante con il Movimento 5 Stelle, non si tratta qui di fare lotta alla casta, il fatto è che è quel sistema lì che non va proprio bene, che quel sistema lì che proprio non ti consente, cioè non è che se mandi lì persone per bene cambia la realtà di cui stiamo parlando, no, per niente. Probabilmente le persone per bene faranno tutto quello che possono, ma quel sistema è una tale gabbia che nasce altrove e non dipende dalla buona volontà e dall'etica, anche dall'impegno delle persone per bene che possono andare lì. E quindi non si tratta solo, e questo è un po' il limite, no, di tutte le lotte che si fermassero semplicemente appunto ad attaccare la casta, per carità, figuriamoci, tutti sottoscriviamo quelle cose lì, dico solo che assolutamente sono insufficienti. Ed è quindi una classe politica screditata, e va bene, ma è un sistema della rappresentanza che è screditato, proprio un sistema, poi che andiamo ancora oltre, è proprio un sistema che è screditato, un sistema comunque che non decidiamo neanche più noi, perché quando abbiamo l'Europa che ci dice cosa dobbiamo mettere in Costituzione, voi capite bene che siamo al di là. Ecco, quindi da un lato, riallacciandomi un po' anche a certi termini che venivano utilizzati ieri nel dibattito, mi scuso con chi ieri non c'era, ma insomma comunque noi il filo lo dobbiamo tenere col lavoro nostro di questi tre giorni, no? Quindi la parola partito non solo secondo me proprio non va usata, ma no, perché poi il partito è quello che abbiamo conosciuto, quindi non è che uno dice sì, ma ci potrebbe essere un partito che, vabbè, capito, ma non c'è, che voglio dire, no, non è che, quindi, ma anche mi viene da dire queste sfide elettorali, no? Attenzione, sto parlando sempre dall'ottica di chi queste cose, dagli attivisti, dalle persone che si riconoscono un po' in questa visione del mondo, attenzione, le sfide elettorali oggi forse lasciamole un po' stare, sto pensando appunto a, non lo so, alla lista Tsipras, e qui appunto altra interrogazione, e a delle eventuali elezioni regionali che magari l'anno prossimo ci sono. Ecco, attenzione, perché non è che siccome c'è una scadenza elettorale si deve per forza, no, cercare di attrezzarci per quella sfida, attenzione, perché anzi direi proprio che si sono ristretti gli spazi decisionali anche nei luoghi
che dovrebbero essere quelli della democrazia, dove stanno gli eletti, e a partire dai consigli comunali non si decide proprio più niente, ve l'assicuro, insomma, quindi si sono ristretti quegli spazi. L'applauso era per lui che è arrivato ora o per quel momento? No, c'era un'ambiguità che mi piaceva sciogliere. E allora che fare? E allora forse davvero, allora intanto riconoscere la difficoltà del lavoro che ci aspetta, perché guardate che le scorciatoie poi ci fanno andare indietro, perché fare delle cose e poi dopo non... è rischioso, quindi riconoscere le difficoltà sul lavoro, mi avvio ovviamente a chiudere, non farsi attrarre quindi da facili scorciatoie, incompleta autonomia dei partiti che comunque, appunto, ora non mi soffermo, ma non servono in questo ragionamento, francamente questo è quello che penso io, e a invece impegnarci su certamente un'alleanza dei movimenti sociali diversi, sottolineando il minimo comune denominatore che abbiamo, lavorando su quello, lavorando su una comunicazione sociale che manca, lavorando sulle interconnessioni che si possono fare, perché si possono fare, lasciando perdere i distinguo che ci allontanano e di cui non ne possiamo proprio più, se no altrimenti finiamo tutti solo, parlo per me, solo nelle piazze, perché cioè non va bene, nel senso i distinguo li sappiamo, ma li abbiamo analizzati tante volte, non ci servono secondo me, il principio è quello dell'utilità, molto pragmatico, cosa serve oggi? Serve partire da quello che unisce una lotta che vuole cambiare puntando a degli obiettivi, quindi una comunicazione tra pezzi di movimento, tra pezzi sociali eccetera, inventarsi degli strumenti che sono certo anche dei momenti di formazione, di autoformazione, vabbè insomma l'università di attacco che cos'è se non uno di questi, delle campagne comunque che tendono a portare insieme persone che vengono anche da ambiti diversi e che lì però ci stanno, insomma lavorare in maniera anche creativa, scusate se uso sto termine, e però con la lucidità di sapere che è difficile, e finisco dicendo che certamente la strada è difficile, ma se dobbiamo impegnarci, mi ricollego ai ragionamenti dei due giorni scorsi, in qualcosa di difficile, lavoriamo per unirli questi movimenti e per fare un'azione comune. Sembra una cosa troppo difficile, ma per me lo è sempre meno che non pensare di riformare i partiti. Grazie. Grazie Ornelio.